Lunedì prossimo, 4 dicembre, al Teatro San Nazzaro torna la sesta edizione della manifestazione di solidarietà all'Arcobaleno Napoletano. È il premio ideato dall'attrice e cantante Anna Capasso con la direzione artistica di Diego Paura, che coinvolge personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, della società civile e dell'imprenditoria. La serata, condotta da Fatima Trotta con inizio alle 20:30, è organizzata in collaborazione con la Fondazione Melanoma Onlus ed è dedicata alla memoria di Leana Bagnaro. Questo è proprio Napoli, c'è arte, talento, bellezza e solidarietà, quindi c'è tutta l'anima di questa nostra città in questa iniziativa, quindi il Comune ovviamente sostiene, apprezza e è molto grato a tutti coloro che appunto con queste attività rendono la nostra città non solo tanto vivace culturalmente, ma ne mostrano il cuore generoso, e credo che il successo che la nostra città sta avendo anche dal punto di vista turistico è molto legato anche all'immagine che sappiamo rappresentare di una grande, nobile, antica vocazione che trova costantemente nuovi cittadini generosi che si adoperano appunto perché l'arte diventa strumento perché la vita possa proseguire e arricchirsi.